Marco, il contenuto del libro, a tuo parere, un commento da ricercatore e studioso, quale tu sei, delle sacre cose, dei sacri misteri della vita, dei sacri misteri di questi esseri bellissimi che vengono dal sole. Che valore iniziatico dai, o anche profetico, ai testi che tu hai potuto gestire e sistemare nel libro, perlomeno il primo libro della serie, La voce del sole? Il massimo valore iniziatico e il massimo valore profetico sotto tutti i punti di vista. Mentre leggo e rileggo questi testi, mi vengono in mente le parole del Salmo quando dice: Signore, una parola tu hai detto, due ne ho udite. Perché parla su più livelli. Questi testi, questi insegnamenti arrivano su più livelli, quindi a livello letterale, ma poi parlano anche ad un livello superiore, spirituale. Quindi è il massimo livello iniziatico. Prima ascoltavo e dicevo: ma dove mi trovo? Cioè, qui sta parlando un essere, un avatar viene chiamato in lingua sanscrita, un disceso, un avatar, una figura avatarica. Questa è la realtà, quindi che cosa, a che progetto sto collaborando? Io ho molti amici, io stesso sono innamorato di figure come Yogananda è sublime, e ho amici che hanno dedicato la vita ai suoi insegnamenti, ma io penso che noi oggi abbiamo Yogananda perché ci sono i segni cristici che ci parlano, il segno vivente, e in questo tempo poi noi sappiamo, grazie anche Pier a tutti gli insegnamenti che anche tu hai trasmesso di questi esseri meravigliosi, noi sappiamo che la rivelazione di oggi poggia i piedi sulle spalle della rivelazione di ieri, quindi la rivelazione di oggi si dà la spinta ma appoggia su quella di ieri. Che significa? Significa che la rivelazione di oggi è di più, in un certo senso, è comunque più aggiornata. Il padre, le sfere spirituali e cosmiche oggi ci parlano con il linguaggio di oggi, in base alle conoscenze di oggi, secondo quella che è la realtà odierna, perché poi sono cambiate delle cose. Grazie e in base al libero arbitrio umano sono cambiate delle cose rispetto agli insegnamenti che sono stati dati in passato. Noi oggi abbiamo la possibilità, attraverso questi scritti, attraverso gli insegnamenti di Giorgio, tutta l'opera di Giorgio che parla da sola, noi abbiamo la possibilità di entrare in contatto con l'opera di Dio sulla terra. Sono parole grandi, ma questo noi dobbiamo chiamare le cose col loro nome, secondo me. E se vivendo nel periodo dell'Apocalisse, il periodo dello svelamento, della rivelazione, dobbiamo chiamare le cose col loro nome, fuori dall'esoterismo, dall'occultismo e così via. La realtà è quella che vediamo sotto i nostri occhi. D'altra parte, il segno parla da solo, non è che si nasconde dietro un mistero esoterico. Quello là è un segno che tutti possono vedere, tutto il mondo ha visto, quindi noi oggi ci troviamo di fronte a questo, è per questo che dico, mi sembra di sognare o di non toccare terra se penso al progetto immenso al quale sto collaborando, umilmente, perché poi, ripeto, Sandra ha fatto il grande, grandissimo lavoro. Quindi il valore, per tornare a chiudere il cerchio e rispondere di nuovo alla tua domanda, Pier, il valore iniziatico e profetico di questi insegnamenti è del massimo livello, il livello più alto che possa esistere sulla faccia della Terra.